Anche Pesaro ha celebrato come consuetudine la festa della Repubblica a 70 anni dalla sua fondazione. Una giornata in cui si ricorda un passaggio importante per il nostro paese, il referendum del 2 giugno 1946, con il quale gli italiani chiusero la pagina della monarchia e aprirono quella della Repubblica dopo la fine del regime fascista. I risultati ufficiali del voto, che per la prima volta avvenne a suffragio universale, cambiarono la storia e l'avvenimento viene celebrato ancora oggi in tutta la penisola, come a Pesaro, dove la mattinata è iniziata in piazzale Mamiani con lo schieramento del picchetto d'onore Interforze Reparti per depositare una corona d'alloro nella cappella di Sant'Ubaldo. Lo schieramento si è poi spostato in Piazza del Popolo, dove è avvenuta la rassegna dei reparti da parte del prefetto, accompagnato dal comandante del 28° Reggimento Pavia, Diego Filippo Fusco. Poi la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera. Sono seguiti gli interventi di alcune autorità, primo fra tutti quello del prefetto di Pesaro e Urbino, Luigi Pizzi, che ha letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C'è bisogno di coesione sociale, c'è bisogno di riscoprire sempre i valori fondanti del nostro vivere insieme, del patto di cittadinanza a cui fa riferimento il presidente della Repubblica, celebrare queste date fondamentali della nostra storia è essenziale. E il ruolo dei prefetti ovviamente è stato sottolineato anche dal Capo dello Stato, è sempre quello di garantire coesione, pace sociale, collaborazione tra tutte le istituzioni. Di crisi dei valori invece ha parlato Davide Dell'Onti, consigliere della provincia di Pesaro e Urbino. Purtroppo la crisi anche economica e sociale di questo paese è legata a questa crisi dei valori. Abbiamo quindi necessità assoluta, soprattutto fin da giovani, dai ragazzi delle scuole, di riscoprire i valori che ispirarono coloro che scrissero la nostra Costituzione, per far sì di superare, oltre che la crisi finanziaria ed economica, anche quella sociale di tutta questa nazione. È una lezione, quella dei nostri padri costituenti, quella del voto del referendum del 2 giugno del 46, che dobbiamo avere ben impressa nella nostra mente. Dopo Dell'Onti ha preso parola il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. È importante ricordare la nostra Costituzione, ha detto, anche in un momento di revisione da parte del Parlamento, che è impegnato su una politica più vicina ai cittadini. Emozione particolare, 70 anni, anche che sono poi anche 70 anni del voto alle donne, quindi insomma un momento particolare per la nostra Repubblica, un momento anche non facile, un momento di passaggio in cui anche i punti fermi, i riti come il 2 giugno assumono ancora di più valore e importanza, perché sono appunto dei punti fermi, dei riferimenti per tutti i cittadini, e anche nonostante il maltempo la partecipazione di questa mattina, dai piccoli, dai giovani studenti fino agli anziani che hanno memoria anche di quei giorni, probabilmente è significativa. Dopodiché è sempre una bella festa, insomma anche i momenti solenni ci danno anche più senso del nostro ruolo quotidiano di amministratori. La cerimonia è proseguita nel pomeriggio nel Salone Metaurense, dove il prefetto ha consegnato 15 medaglie ad altrettanti esiliati, imprigionati o reduci dai lager nazisti. Poi Gianluca Catenacci di Sant'Angelo in Vado e Andrea Massimo Zeloni, residente a Pesaro, hanno ricevuto due diplomi di riconoscimento del diritto di fregiarsi dell'onorificenza di cavaliere e di commendatore con placca dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro.